che si aggirano, dormivano. E dopo non più di mezz'ora di cammino, tutto diventa chiaro. In piena biosfera, i locali hanno organizzato un bel traffico illegale di legname, una ferita profonda che anche i guardiaparco volevano tenerci nascosta. Per tre giorni camminiamo e sciamo in questo paradiso della natura. La diversità della fauna e della flora in quest'area è quantificata dagli esperti in ben 6.000 specie. La natura si sta risvegliando mentre attraversiamo questi boschi di castagni, querce, aceri, betulle, abeti, pini e larici. È un animale in particolare a preoccuparci. L'orso. La sua presenza è costante, lo sentiamo e intravediamo anche un paio di volte. La notte teniamo il fuoco costantemente acceso, ma lo sentiamo in modo chiaro mentre passeggia attorno alla nostra tendina. Linci, lupi e orsi. Ci eravamo preoccupati di mille altri aspetti per organizzare questa traversata, ma forse abbiamo sottovalutato i più pericolosi e così gli ultimi bivacchi non sono certo i più tranquilli. Yogi. I nostri pensieri sono già rivolti all'ultima salita, l'ultimo colle dal quale dovremmo vedere le piste olimpiche del 2014 e, con le sue temperature subtropicali, il Mar Nero, il nostro traguardo dopo quasi due mesi di traversata. Un migliaio di chilometri, decine di migliaia di metri di salite e di discese, qualche chilo di pancetta in meno, ma soprattutto uno zaino carico di emozioni e ricordi indelebili legati alle persone incontrate lungo il cammino. Gente e popoli che nel loro isolamento ci hanno aperto le loro case, smentendo l'immagine, trasmessaci dalla storia e dalla cronaca, di un Caucaso capace solo di violenze e di vendette. Qualcuno, non so chi, forse il destino, forse il Caucaso, ci hanno regalato questa magnifica giornata per l'ultima tappa della nostra traversata, un premio forse per tutte le nostre fatiche. E alle mie spalle Krasnaya Poliana, con le piste dei Giochi Olimpici Invernali del 2014 e il Mar Nero. La città di Sochi è un cantiere febbrile. Da Mosca è arrivato un fiume di soldi. Quelle del 2014 saranno le Olimpiadi di Vladimir Putin e nessuno qui vuole... Penso come venga questo documentario. La scommessa di portare al mare i Giochi Olimpici d'inverno non è stata la pura follia dell'uomo forte del paese. Vedremo tra qualche anno.